Unser erstes Thema. Il nostro primo tema era. Hatte davon gesprochen. Abbiamo parlato di questo. Wie wir inmitten all der Krisen um uns herum geistliches Wohlbefinden haben können. Come possiamo avere un benessere spirituale proprio nel mezzo della crisi in cui ci troviamo. Indem wir der biblischen Prophetie vertrauen. Come possiamo fare questo nel momento in cui crediamo alla profezia biblica? Und das zweite Thema hat gezeigt, was der Grund dafür ist, dass unser geistliches Wohlbefinden so oft angegriffen wird. E la seconda conferenza ha parlato di questo. Qual è il motivo per cui noi siamo molto spesso attaccati nella nostra vita spirituale? Nämlich wegen dem großen Kampf zwischen Christus und Satan. A causa del gran conflitto tra Satana e Cristo. Und im dritten Thema haben wir gesehen? E il terzo tema? Wie wir trotz all der Sünden, die wir bisher begangen haben. Ha parlato di questo, nonostante tutti i peccati che abbiamo commesso, wir durch die Gnade Gottes wieder ein reines Herz haben können und wohlergehen. Grazie alla grazia di Dio noi possiamo riottenere un cuore puro. Und gestern Abend haben wir gesehen, e ieri sera abbiamo anche visto, wie wir durch das Heiligtum, come noi grazie durante attraverso il santuario, und auch durch das Gesetz Gottes, e anche attraverso la legge di Dio, dieses Wohlergehen auch beschützen können und dauerhaft haben können. Noi possiamo avere anche questo benessere per in una maniera continua. Und heute wollen wir sehen, e oggi vogliamo vedere. Was das Schönste am Wohlergehen Gottes ist. Che cos'è la cosa migliore nel benessere? Denn wenn man es sich richtig gut gehen lässt, perché se uno vuole stare davvero bene, dann sollte man immer so ein besonderes Extra haben, oder? Bisogna avere sempre un extra in più, un qualcosa in più. Etwas, was das Ganze noch besonders macht. Qualche cosa che rende il tutto ancora più bello, più particolare. Und darüber wollen wir heute Abend sprechen. E per questo vogliamo parlare oggi. Wir haben ja schon über die Schöpfung gesprochen. Di questo tema. Abbiamo già parlato della creazione. Und wir waren uns alle einig, dass die Schöpfung etwas unglaublich Schönes ist. E noi eravamo tutti uniti nel dire che la creazione è qualcosa di incredibile, bellissimo. Und wenn man etwas sehr, sehr Schönes erlebt hat, e quando qualcuno ha vissuto qualcosa di veramente bello, dann möchte man etwas mitnehmen, woran man sich immer erinnern kann. Allora vuole anche prendersi un ricordino per da portare con sé quasi. Wer war schon mal im Urlaub? Chi di voi è già stato in vacanza? Einige. Alcuni di voi sono stati in vacanza. Die anderen müssen ja keinen Urlaub machen, ihr wohnt ja schon dort, wo andere Leute Urlaub machen. Altri non devono fare per forza le vacanze perché voi già vivete nel luogo dove molte persone vogliono fare le vacanze. Aber, però, wenn ihr mal irgendwo anders im Urlaub gewesen seid, se voi siete stati qualche volta da un'altra parte per le vacanze, dann ist es gut möglich, dass ihr euch ein Andenken mitgebracht habt. È molto probabile che voi avete portato un souvenir a casa. Um euch daran zu erinnern, wie schön das dort war. Per ricordarvi come è stato bello lì. Und immer wenn ihr an das Andenken denkt, e tutte le volte che voi pensate a questo ricordino, dann denkt ihr an das, was damals gewesen ist. Vi ricordate anche di come è stato bello lì. Könnte es sein, potrebbe essere, dass auch Gott, che anche Dio, sich ein Andenken gemacht hat für die Schöpfung. Si è creato un ricordo proprio per questo. Wir haben ja gesehen, abbiamo visto, dass Gott die Welt geschaffen hat, Dio ha fatto il mondo, ha creato il mondo, durch sein Wort, attraverso la sua parola. Da hatten wir einen ganzen Vortrag drüber. Abbiamo fatto un'intera conferenza su questo. Interessanterweise, molto interessante è, und wir hatten ja noch gesehen, Entschuldigung, e questo ancora abbiamo, ieri abbiamo ancora visto che, dass das, was Gott macht, che quello che Dio fa, immer gut ist. È sempre buono. Das, was Gott geschaffen hat bei der Schöpfung, quello che Dio ha fatto alla creazione, ist gut gewesen. È sempre stato buono. Und als Gott alles angeschaut hat, e quando Dio ha guardato tutto il re, tutto quanto, musste er sogar sagen, es ist sehr gut. Ha pure detto è molto buono. Es gibt also nichts an der Schöpfung Gottes, was schlecht ist. Quindi non c'è stato niente la creazione che non era buono. Interessanterweise sagt uns die Bibel, è molto interessante quello che la Bibbia ci dice, dass alles, was entstanden ist, che ogni cosa è stata fatta, durch das Wort Gottes entstanden attraverso ist. La luce di, la parola di Dio. Und ohne das Wort Gottes, e senza di lei, ist nichts entstanden, was entstanden ist. Neppure una delle cose fatte è stata fatta. Nun, ora, wer ist das Wort Gottes? Chi è la parola di Dio? Die Bibel sagt, das Wort Gottes wurde Fleisch. La Bibbia dice che la parola di Dio è diventata carne. Und wir wissen, das bezieht sich auf Jesus. E noi sappiamo che questo riguarda Gesù, è Gesù. Er ist das Wort Gottes. Lui è la parola di Dio. Er ist die Verbindung zwischen dem Gehirn Gottes und uns. Lui vuole innanzitutto fare un collegamento tra Dio e noi. So wie meine Worte, così come le mie parole, die Verbindung sind, sono il collegamento zwischen meinem Gehirn tra il mio cervello und euch. E voi. Wenn ich nicht reden würde, se io non potessi parlare, dann
dann würdet ihr nicht wissen, was ich denke. Allora voi non potreste capire che cosa ho pensato. Es ist nur durch meine Worte, è soltanto attraverso le mie parole, dass ihr wisst, was in meinem Gehirn vor sich geht. Che voi sapete che cosa c'è nel mio cervello. Und so ist Jesus, e proprio così è Gesù, das Wort Gottes, la parola di Dio. Durch das, was er sagt und was er macht, attraverso quello che dice, che fa, wissen wir, was Gott denkt. Noi sappiamo quello che Dio pensa. Und weil Jesus die Welt geschaffen hat, e poiché Dio ha creato il mondo, das heißt, er alles geschaffen hat, allora c'è scritto che il quale ha creato tutte le cose, durch Jesus Christus, per mezzo di Gesù Cristo, wir wissen also durch die Schöpfung, wie Gott ist. Quindi noi sappiamo attraverso, grazie alla creazione, come Dio. Die Schöpfung soll etwas aussagen über Gott. La creazione ci deve dire qualche cosa su Dio. Und wir haben auch schon gelernt, e noi abbiamo già imparato, dass die Schöpfung Gottes, che la la creazione di Dio, ein Vorbild ist auch für unsere Bekehrung. È un modello anche per la nostra conversione. Für unser geistliches Wohlbeergehen. Per il nostro benessere spirituale. Denn derselbe Gott, der gesagt hat, es werde Licht. Perché quando Dio ha detto che sia la luce, kann auch in unser Herz sagen, es werde Licht. Così come lui l'ha detto allora, può dirlo anche ai nostri cuori, che sia luce. Und deswegen sagt Paulus in Epheser. Per questo c'è Paolo che dice agli Efesini. Denn wir sind seine Schöpfung. Infatti siamo la opera sua. Erschaffen in Christus Jesus zu guten Werken. Essendo stati creati in Cristo Gesù per fare le opere buone. Und in 2. Korinther sagt er, e poi in 2. Corinzi dice, ist jemand in Christus? Se dunque uno è in Cristo, ist er eine neue Schöpfung? Egli è una nuova creatura. Das Alte ist vergangen. Il passato è passato. Und das Neue, es ist alles neu geworden. E tutto è diventato nuovo. Es gibt keine geistliche Evolution. Non esiste una evoluzione spirituale. Sondern in unserem geistlichen Herzen. Ma nel nostro cuore spirituale. Gibt es Schöpfung. C'è una creazione. Mein altes Leben ist vorbei. La mia vita passata, vecchia, è distrutta, è passata. Und Gott macht alles neu. E Dio fa tutto nuovo. Das heißt, wann immer wir über Schöpfung nachdenken, questo vuol dire che tutte le volte che noi pensiamo alla creazione, können wir auch über Erlösung nachdenken. Dobbiamo anche pensare alla salvezza. Denken wir ganz kurz über die Schöpfung nach. Okay, pensiamo un attimo alla creazione. Wir wissen am ersten Tag. Noi sappiamo che am ersten Tag. Am ersten Tag. Al primo giorno. Was hat Gott am ersten Tag nochmal geschaffen? Cosa ha fatto Gesù il primo giorno? Das Licht. La luce. Für wen hat er das Licht geschaffen? Per chi ha fatto la luce Dio? Hat er das Licht geschaffen für die Brasilianer alleine? Gli ha fatto soltanto per i brasiliani? Ja? Sì. Oder für alle? No, o per tutti quanti. Si fanno nicht da. Das stimmt. Aber als er das Licht geschaffen hat, hat er sich überlegt, das Licht soll nur für die Brasilianer sein. Però lui quando ha fatto la luce ha pensato che sono soltanto per i brasiliani? Oder sollte es für alle Menschen sein? Per, o doveva essere per tutti gli uomini. Sicher? Sicuri? Okay. Okay. Was hat er am zweiten Tag geschaffen? Cosa ha fatto il secondo giorno? Die Bibel sagt, la Bibbia dice, dass er eine Ausdehnung gemacht hat. Che ha fatto una distesa. Und die Ausdehnung? E la distesa? Nannte er? La chiamò? Cielo. Himmel. Für wen hat er den Himmel gemacht? Per chi ha fatto il cielo? Nur für die Südafrikaner, soltanto oder? Soltanto per i sudafricani, giusto? Oder für alle Menschen? O per tutti quanti. Für alle Menschen? Per tutti quanti. Okay. Okay. Dritter Tag. Il terzo giorno. Was hat er dort gemacht? Che cosa ha fatto? Das Meer und das die Erde. Ha fatto la terra e il mare. Er nannte das Trockene die Erde. E ha chiamato l'asciutto terra. Terra. Erde. Und außerdem e inoltre hat er auch noch die Gewächse gemacht. Ha fatto anche la vegetazione. Das Gras. Il prato. Die Bäume. Tutti gli alberi. Und die leckeren Früchte. E anche frutti buonissimi che abbiamo. Und all diese Früchte und die Bäume und die Gräser? E tutti questi frutti, gli alberi, la vegetazione? Hat er nur für die Chinesen gemacht, oder? Li ha fatti soltanto per i cinesi, giusto? Hat er sie für alle gemacht? Li ha fatti per tutti? Okay. Okay. Vierter Tag. Okay, quarto giorno. Am vierten Tag? Al quarto giorno. Hat Gott Sonne, Mond und all die Sterne geschaffen. Ha fatto il sole, la luna e tutte le stelle. Für wen hat er die gemacht? Per chi ha fatto questo? Bestimmt nur für die Kanadier, oder? Sicuramente soltanto per i canadesi, giusto? Ganz sicher? Sicuri? Er hat sie für alle Menschen gemacht. Lui l'ha fatto per tutti gli uomini. Am fünften Tag? Al quinto giorno? Da hat er die Meerestiere gemacht, die Fische. Lui ha fatto gli animali del mare, i pesci. Und für wen hat er die Fische gemacht? E per chi ha fatto i pesci? Für die Japaner? Soltanto per i giapponesi? Oder für alle Menschen? O per tutti quanti, per tutti gli uomini. Für alle Menschen. Per tutti quanti. Am sechsten Tag. Sesto giorno. Da hat er die Tiere gemacht. Lui ha fatto gli animali della terra. All die verschiedenen Landtiere. Tutti gli animali
della terra. Für wen hat er die Tiere gemacht? Per chi li ha fatti? Bestimmt nur für die Franzosen. Sicuramente solo per i francesi. Richtig? Giusto? Für die Franzosen? Per i francesi? Nein, für alle Menschen. No, per tutti. Und wie ist das mit was wurde noch am sechsten Tag geschaffen? E che cosa ha fatto inoltre in questo giorno? Ah. Er hat Lui ha fatto? Den Menschen geschaffen, richtig? Ha creato gli uomini. Mann und Frau. La donna e l'uomo. Und die Ehe. E la coppia. Und ich stell mir die Frage. E io mi faccio questa domanda. Für wen hat er die Ehe geschaffen? Per chi ha fatto la coppia? Nur für die Italiener, oder? Soltanto per gli italiani, giusto? Hat er Mann und Frau nur für die Italiener geschaffen oder für alle Menschen? Ha creato l'uomo e la donna soltanto per gli italiani o per tutti gli uomini? Für alle Menschen. Per tutti quanti. Also den ersten, zweiten, dritten, vierten, fünften, sechsten Tag sind wir uns einig. Gott hat das, was er geschaffen hat, für alle Menschen gemacht. Quindi il primo, il secondo, il terzo, il quarto, il quinto, il sesto giorno siamo tutti d'accordo. Dio li ha fatti per tutti gli uomini. Und dann sagt uns die Bibel. E poi ci dice la Bibbia. Dass am siebten Tag. Che è il settimo giorno. Er etwas ganz Besonderes geschaffen hat. Lui ha fatto qualcosa di particolare. Er hat keinen Himmelskörper geschaffen. Non ha fatto un corpo. Oder auch kein Tier. O nessun animale. Aber einen ganz besonderen Tag. Ma ha creato un giorno particolare. Ein Tag zum Ausruhen. Un giorno per riposarsi. Und im Hebräischen. In ebraico. Wenn man sagen will. Ausruhen? Se uno vuole dire riposo, dann sagt man Shabbat. Allora si dice Shabbat. Üben wir das mal gemeinsam. Dobbiamo, okay, dirlo tutti quanti insieme. Ich zähle bis drei und dann sagen wir alle Shabbat. Okay, lui dice uno, due, tre e tutti insieme diciamo Shabbat. Uno, due, tre. Shabbat. Shabbat. Das ist der Ruhetag. Questo è il giorno di riposo. Und von dem Wort Shabbat? E dalla parola Shabbat bekommen wir den Sabbat. Noi abbiamo il sabato. Und der Sabbat ist nur für die Juden gemacht, oder? E il sabato è stato fatto soltanto per i giudei, giusto? Oder für alle Menschen? O per tutti quanti, tutti gli uomini. Unser Vortrag heute Abend heißt? Oggi la conferenza di stasera. Ein vergessener Tag. Si chiama un giorno dimenticato. Ein Tag, von dem fast die ganze Welt glaubt. Un giorno in cui praticamente tutto il mondo. Dass Gott ihn nur für die Juden gemacht hat. Crede che sia stato fatto soltanto da Dio soltanto per i giudei. Aber wir wollen heute nicht fragen, was glaubt die Welt. Ma oggi non ci vogliamo chiedere che cosa crede il mondo. Wir wollen fragen, was sagt die Bibel. Noi ci vogliamo chiedere che cosa dice la Bibbia. Und die Bibel hat einiges dazu zu sagen. E la Bibbia ha qualcosa da dire su questo? Sie sagt, dieser Tag war ganz besonders. Dice che questo giorno era particolare. Dio benedisse il settimo giorno e lo santificò. Und Gott segnete den siebenten Tag und heiligte ihn. Perché in esso Dio si riposò da tutta l'opera che aveva creata e fatta. Denn an ihm ruhte er von seinem ganzen Werk, das Gott schuf, als er es machte. Ein besonderer Tag. Un giorno particolare. Wir wollen das mal illustrieren. Noi vogliamo illustrare questo. Wir haben hier sieben Eimer. Noi abbiamo qui sette bicchieri. Und wir sichern den Computer. E noi vogliamo mettere il computer al sicuro. Sieben verschiedene Tage. Ci sono sette giorni diversi. Und wir brauchen ein bisschen weniger. Oh ja, wunderbar. Wir werden ihn gleich wieder anschalten. Okay, noi lo veremo, lo metteremo subito in funzione di nuovo quel ventilatore. Sieben Tage. Ci sono sette giorni. Und jeden Tag hat Gott etwas Besonderes gemacht. E in ogni giorno Dio ha fatto qualcosa di particolare. Am ersten Tag hat er das Licht gemacht. Il primo giorno lui ha fatto la luce. Ist das Licht wichtig? È la luce importante? Ja, ist Wasser wichtig zum Leben? Sì, naturalmente, come l'acqua è importante per vivere. Wunderbar. Meraviglioso. Am zweiten Tag hat er den Himmel gemacht. Il secondo giorno ha creato il cielo. Ist der Himmel wichtig zum Leben? È il cielo importante per vivere. Oh, wir brauchen den Himmel zum Leben. Oh sì, noi abbiamo proprio bisogno del cielo per vivere. Am dritten Tag? Il terzo giorno? Hat er die Erde gemacht? Lui ha creato la terra, l'asciutto. Brauchen wir die Erde? Abbiamo bisogno della terra? Oh ja. Oh, sicuramente. Ansonsten müssen wir nur schwimmen. Altrimenti avremmo dovuto soltanto nuotare tutto il tempo. Und wir brauchen auch die ganzen Gewächse, die er gemacht hat. E noi abbiamo bisogno anche della vegetazione che lui ha creato. Am vierten Tag? Il quarto giorno? Hat er die Sterne geschaffen? Ha fatto le stelle, la luna, il sole. Und Sonne und Mond. E la luna e il sole. Und die brauchen wir, oder? E non abbiamo bisogno, giusto? Ansonsten wäre unser Leben sehr dunkel. Altrimenti la nostra vita sarebbe molto scura. Und am sechsten Tag? E il sesto, il... Am sechsten Tag? Il sesto giorno. Fünften Tag. Cioè, il quinto giorno. Bravi, gut.
hat er die Fische geschaffen und die Vögel. Lui ha creato i pesci e gli uccelli. Und wir brauchen die Fische und die Vögel. E noi abbiamo bisogno dei pesci e degli uccelli. Unsere Welt würde sehr anders aussehen, wenn es sie nicht gäbe. Altrimenti il mondo avrebbe un altro aspetto se non ci fossero. Jedes Geschöpf Gottes hat eine spezielle Aufgabe. Ogni creatura di Dio ha un compito molto particolare. Und am sechsten Tag hat er die Tiere geschaffen. E poi al sesto giorno Dio creò gli animali. Ich könnte auf manche Tiere verzichten. Lui verzichten. Vorrebbe che non ci fossero alcune animali che non ci fossero. Aber manche Tiere sind ganz lieblich. Però altri animali sono molto carini. Aber auf jeden Fall könnten wir nicht auf uns selbst verzichten. Ma in tutti i casi noi possiamo rinunciare a noi stessi. Denn am sechsten Tag wurden auch wir geschaffen. Perché il sesto giorno ha creato anche noi. Also jeder Tag ist wichtig. Quindi ogni giorno è molto importante. So wichtig wie Wasser ist. Così importante come l'acqua importante. Aber am siebten Tag. Però il settimo giorno. Hat Gott etwas geschaffen, was nicht nur wichtig war. Dio ha fatto qualcosa che non soltanto era importante. Sondern noch besonders. Ma anche particolare. Wasser zu trinken ist in Ordnung, oder? E fa bene bere l'acqua, giusto? Und es reicht aus zum Leben. E serve per vivere. Aber manchmal. Però qualche volta. Brauchen etwas Besonderes. Noi abbiamo bisogno di qualcosa di in più, di etwas, particolare. Wichtig ist, qualcosa che non soltanto sia importante, aber besonders schön. Ma in particolare molto bello. Was besonders gut schmeckt. Qualcosa che sia gustoso. Und das ist der Sabbat. E questo è il sabato. Der Sabbat ist ein besonderer Tag. Il sabato è un giorno particolare. Und kann man sehen, e qui si può vedere, was es bedeutet, che cosa significa, dass Gott den siebten Tag gesegnet und geheiligt hat. Che Dio ha benedetto il settimo giorno e lo ha santificato. Gibt's einen Unterschied? C'è una differenza. Ganz bestimmt. Sicuramente. Gehen wir weiter. Andiamo avanti. Und jeder, der sich ganz sicher ist, kann noch mal gucken, wie diese sieben Bäche aussehen. E se qualcuno di voi non è molto sicuro, può anche venire avanti e vedere come sembrano questi sette bicchieri. Die Bibel sagt? La Bibbia dice? Das wird sie gleich sagen. Lo dirà subito. Wir haben gerade ein bisschen mehr Pause als. C'è un attimo di pausa, non funziona il computer suo? Ja, wir. Ah, jetzt. Okay, adesso. Dass der Grund, Gott anzubeten. Che il motivo per adorare Dio. Es gibt eigentlich nur einen Grund, warum wir Gott anbeten. Semplicemente un motivo per cui, solo uno, per cui noi dobbiamo adorare Dio. Nicht nur, weil er lieb und nett ist. Non soltanto perché lui è amorevole ed è gentile. Wenn Laura lieb und nett zu mir ist. Se io sono gentile con Christopher. Dann sage ich Dankeschön. Allora lui dice grazie. Ich freue mich darüber. Io sono contento per questo. Aber ich falle nicht nieder vor ihr und bete sie an. Però non per questo lui si piega davanti a me e mi adora. Ich bete nur Gott an. Io devo adorare solo Dio. Denn Gott ist nicht nur gut und nett. Perché Dio non è soltanto buono e gentile. Aber er hat mich geschaffen. Ma lui mi ha creato. Das heißt, die Schöpfung hat etwas zu tun mit der Anbetung. Questo vuol dire che la creazione ha a che fare con l'adorazione. Und deswegen hat Gott den siebten Tag ausgewählt. Per questo Dio ha creato il settimo giorno. Und abgesondert für die Anbetung. E lo ha riservato particolarmente per l'adorazione. Das vierte Gebot. Il quarto comandamento sagt, gedenke an den Sabbattag, dice ricordati del giorno del riposo und heilige ihn. Per santificarlo. Sechs Tage sollst du arbeiten, lavora sei giorni und alle deine Werke tun. E fa tutto il tuo lavoro. Aber am siebten Tag, ma il settimo giorno ist der was? E che cosa? Sagen wir gemeinsam auf Hebräisch. Diciamolo tutti quanti in ebraico. Es ist der? È il Shabbat. Der Ruhetag. Il giorno di riposo. Der Sabbat. Il sabato. Des Herrn, deines Gottes. Di Dio, consacrato al tuo Dio. Da sollst du kein Werk tun. Non fare in esso alcun lavoro ordinario. Weder du noch dein Sohn, noch deine Tochter, noch deine Knecht, noch deine Magd, noch dein Vieh, noch dein Fremdling, der innerhalb deiner Tore wohnt. Né tu, né tuo figlio, né tua figlia, né tuo servo, né la tua serva, né il tuo bestiame, né lo straniero che abita nella tua città. Das heißt, der Sabbat ist nicht nur für mich. Questo vuol dire che il sabato non è soltanto per me. Sondern auch für alle, die mit mir zu tun haben. Ma anche per tutte le persone che mi circondano. Und warum sollen wir den Sabbat halten, lieber Gott? E perché dobbiamo osservare il sabato, caro Dio? Denn in sechs Tagen. Perché in sei giorni. Hat der Herr. Dio fece. Himmel und Erde gemacht. I cieli e la terra. Und das Meer. Il mare. Und alles, was darin ist. Tutto ciò quello che in essi. Und er ruhte am siebten Tag. E si riposò il settimo giorno. Darum. Perciò. Hat der Herr den Sabbattag gesegnet. Und geheiligt. Il Signore ha benedetto il giorno del riposo e lo ha santificato. Könnte es sein? Potrebbe essere. Dass die Welt etwas vergessen hat.
che il mondo ha dimenticato qualcosa. Und könnte es sein, dass Gott, der schon im Voraus wusste, dass die Welt es vergessen würde? E può essere che Dio già prima sapesse che il mondo se ne sarebbe dimenticato? Schon von Anfang an gesagt hat. Già all'inizio lui disse: Bitte vergiss es nicht. Per favore, non dimenticatelo. Gedenke daran. Ricordati di questo. Gedenke an den Sabbat. Ricordati del sabato. Erinnere dich. Ricordati. An das, was ich bei der Schöpfung gemacht habe. A quello che è successo alla creazione. Denn das Gesetz Gottes. Perché la legge di Dio. Ist richtig. È giusta. Und gerecht. Sono leggi di verità. Und eine, wahrhaftig und gut. Ed è anche buona. Gehört der Sabbat auch dazu? Appartiene anche il sabato a queste categorie? Ja. Sì. Denn es heißt im nächsten Vers. Perché nel prossimo versetto c'è scritto. Deinen heiligen Sabbat hast du ihn verkündet. Tu hai diffuso, hai fatto conoscere il santo sabato. Was bedeutet das also? Che cosa vuol dire questo quindi? Sechs Tage sollst du deine Werke verrichten. Per sei giorni farai il tuo lavoro. Sechs Tage lang kannst du dich dem ganzen Stress dieser Welt aussetzen. Per sei giorni tu puoi avere tutto lo stress del mondo. Am liebsten natürlich positiven Stress. Naturalmente sarebbe meglio avere questo positivo stress di cui abbiamo parlato. Aber du kannst all das tun, was du möchtest. Però tu puoi fare tutto quello che vuoi. Solange es natürlich nach dem Wort Gottes ist. Naturalmente sempre seguendo la parola di Dio. Aber am siebten Tag. Però il settimo giorno. Sollst du dich ausruhen. Tu ti devi riposare. Und Gemeinschaft haben mit mir, mit Gott. E avere comunicazione con me, con Dio. Und übrigens. E in tutti i casi. Gott hätte auch sagen können. Dio avrebbe anche potuto dire. Einen Tag gebe ich dir. Ok, io ti do un giorno. Und sechs Tage sind für mich. E sei giorni sono tutti per me. Aber Gott ist gnädig. Ma Dio è benevolo con noi. Er sagt, sechs Tage sind für dich. E ti dice, sei giorni sono tutti per te. Tu was immer du möchtest. Fai tutto quello che tu vuoi fare. Aber ein Tag in der Woche. Però un giorno alla settimana. Prenditi del tempo. Wir brauchen Zeit miteinander. Noi abbiamo bisogno di stare insieme. Wenn man eine Beziehung hat, eine Ehe zum Beispiel. Se uno ha una relazione, per esempio una coppia. Und man verbringt keine Zeit miteinander. E uno non spende del tempo l'uno con l'altra. Was passiert nach einiger Zeit? Cosa succede dopo un po' di tempo? Man hat sich irgendwann, wie man heute so sagt, auseinandergelebt. E dopo un po' ci si separa. Und Gott möchte sich nicht mit uns auseinanderleben. E Dio non vuole separarsi da noi. Und er sagt, e wir sollen uns erholen dice, können. Wir sollen uns erholen. Noi ci dobbiamo riposare, rifrigerare. Er sagt auch, e dice anche, es ist ein Zeichen. Questo è un, ein Zeichen. È un simbolo, un segno. Zwischen mir und dir. Tra me e te. Denn in sechs Tagen. Perché in sei giorni. Hat der Herr den Himmel und die Erde gemacht. Lui ha creato i cieli e la terra. Aber am siebten Tag. Però il settimo giorno. Hat er geruht und Atem geschöpft. Lui si è riposato. Es gibt übrigens auch eine andere Begründung für den Sabbat noch. C'è anche un altro motivo per il sabato. Gott sagt. Dio dice. Denn du sollst auch bedenken. Perché tu ti devi anche ricordare. Dass du ein Knecht gewesen bist im Land Ägypten. Che tu sei stato schiavo nella terra d'Egitto. Und dass der Herr dein Gott dich von dort herausgeführt hat. E che il Dio, il Signore Dio tuo, ti ha fatto uscire di là. Mit mächtiger Hand und ausgestrecktem Arm. Mano potente con un braccio steso. Darum. Perciò. Hat der Herr dein Gott dir geboten, den Sabbattag zu halten. Il Signore, il tuo Dio, ti ordina di osservare il giorno del riposo. Vielleicht sagen wir, ah, okay, alles klar. Forse noi diciamo, ah, okay, ora ho capito. Deswegen müssen wir den Sabbat nicht halten. Per questo noi non dobbiamo osservare il sabato. Weil wir waren ja nicht Knechte in Ägypten. Perché noi mica eravamo schiavi in Egitto. Ich war ja niemals ein Sklave in Ägypten, io non sono oder? Mai stato uno schiavo. Aber Moment mal. Però un attimo solo. Wie fangen die zehn Gebote nochmal an? Come iniziano i dieci comandamenti? Ich bin der Herr dein Gott. Io sono il Signore Dio tuo. Der ich dich aus dem Land Ägypten. Che ti ho. Aus dem Land Ägypten, aus dem Haus der Knechtschaft herausgeführt habe. Che ti ho fatto uscire dalla casa di schiavitù dell'Egitto. Die ganzen zehn Gebote müssen wir halten, weil Gott uns aus Ägypten herausgeführt hat. Tutti i dieci comandamenti devono essere osservati perché il Signore ci ha tratto fuori dalla casa d'Egitto. Was bedeutet das? Cosa significa questo? Er sagt uns. Dio ci dice. Nächster Vers. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch. In verità vi dico. Jeder, der die Sünde tut, che chi commette il peccato, ist ein Knecht der Sünde. È uno schiavo del peccato. Und was macht Gott? E che cosa fa Dio? Er befreit uns aus Ägypten. Lui ci libera dall'Egitto. Aus der Knechtschaft. Dalla schiavitù. Der Sünde.
dal peccato. Damit wir sein Gesetz halten können. Affinché noi possiamo osservare il comandamento, i comandamenti. Und dann sagt Gott, e poi dice anche Dio, weil ich dich befreit habe, poiché io ti ho liberato aus Ägypten, dall'Egitto, aus der Knechtschaft, dalla schiavitù, darum, perciò, habe ich dir geboten, den Sabbat zu halten. Io ti ho comandato di osservare il sabato. Der Sabbat soll uns an die Schöpfung erinnern. Perché il sabato ci deve ricordare della creazione. Und uns daran erinnern, was Jesus für uns am Kreuz getan hat. E anche quello che Gesù ha fatto per noi alla croce. Denn als Israel aus Ägypten ausgezogen ist, perché quando Israele è uscito dall'Egitto, als sie aus der Knechtschaft Ägyptens herausgeführt wurden, quando è uscito dalla schiavitù, da mussten sie ein Lamm schlachten. Hanno dovuto ammazzare un agnello. Und das Blut des Lammes sollten sie an den Türpfosten streichen. E il sangue dell'agnello lo dovevano spargere alla porta. Um sozusagen zu sagen, ich glaube an das Blut Jesu. Per dire io credo al sangue di Gesù. Und dadurch sind sie aus Ägypten herausgeführt worden. E attraverso il sangue di Gesù praticamente sono usciti dall'Egitto. Es war ein Symbol dafür. Era un simbolo. Für das Lamm Gottes. Per l'agnello di Dio. Dass wenn wir sagen, perché quando noi diciamo, ich und mein Haus, io e la mia casa, wir glauben an das Blut Jesu. Noi crediamo al sangue di Gesù. Wir wollen öffentlich dazu stehen. Noi vogliamo pubblicamente dirlo. Dann befreit uns Jesus aus der Knechtschaft Ägyptens allora der Sünde. Dio ci libera dal peccato, dalla schiavitù del peccato. Frage. Domanda. Wann ist der siebte Tag? Qual è il settimo giorno? Die Bibel sagt, la Bibbia dice, der siebte Tag, il settimo giorno, ist der Sabbat. È il sabato. Nun, ich weiß, in vielen Kalendern dieser Welt, ora io lo so, so che in molti calendari del mondo, wenn man auf Arbeit geht, se uno va al lavoro, und den Kalender dort anschaut, e vede il calendario, fängt er meistens bei Montag an, richtig? Molto spesso si inizia con il lunedì, giusto? In meinem Land, in Deutschland, in Germania, bis 1970, fino al 1970, fing der Kalender immer bei Sonntag an. Si iniziava sempre dalla domenica. Denn offensichtlich. Perché sicuramente. Und in der italienischen Sprache kommt das ja schon raus. E già si vede nella lingua italiana. Ist der Sabato. Il sabato. Der Tag, der ursprünglich mal der siebte Tag gewesen war. È il giorno che all'inizio era il settimo giorno. Interessanterweise. È molto interessante. Wenn man in die Weltsprachen hineingeht. Se uno va a curiosare in tutte le lingue del mondo. Gibt es viele, viele Sprachen, die diesen siebten Tag mit Sabbat oder ähnlich bezeichnen. Ci sono molte lingue che descrivono questo settimo giorno come sabato. Zum Beispiel sabato. Per esempio sabato. Welche Sprache ist das? Che lingua è questa? Italiano. Italiano. Jetzt ein bisschen schwieriger. Ora adesso è un pochino più difficile. Sabato. Sabato. Español. Spagnolo. Noch ein bisschen schwieriger. Ancora una, ancora più difficile. Subota. Subota. Is? Chi lo sa? Portoghese? Portoghese. Also, soweit ich weiß, ist es eine andere Sprache. No, lui pensa che è un'altra lingua. Es ist? È? Russisch. Russo, bulgaro. Und bulgarisch. È bulgaro. Subota. Subota. Is? Welche Sprache? Che lingua è questa? Polacco? Polacco, ja. Polacco. Polnisch. Polnisch, polacco. Und Sabaton? E Sabaton? Non tedesco. Non è il tedesco. Quale giorno è? Hai mai un'idea? Una proposta? Greco. Griechisch. Griechisch, Sabaton. Nicht nur in den bekannten Sprachen heißt der Sabbat immer Sabbat. Non soltanto in queste lingue che conosciamo bene, sabato è il sabato. Auch in sehr exotischen Sprachen. Ma anche nelle lingue esotiche. Oder in alten Sprachen. Oppure in lingue antiche. Zum Beispiel. Per esempio. In Latein. Ah, latino. Sabbatum. Sabbatum. In Arabisch. In Arabico. Asabt. Arabo. Asabt. In Türkisch. Turco. Yom Esabt. Yom Esabt. In Georgisch. In Georgico. Shabbati. Shabbati. In Koptisch. Das ist in das Kopto. Alte Ägyptisch. Il, che era l'antico egiziano. Pi Sabaton. Pi Sabaton. In Afghanisch. In Afghano. Shamba. Shamba. In Persisch. In Persiano. Shambin. Shambin. Armenisch. Armeno. Shabbat. Shabbat. In Berbersprache. Nella lingua barbara. Gas Asset. Gas Asset.
In der Sprache von Malaysia. Nella lingua della Malaysia. Arisabtu. Arisabtu. In Javanesisch. In Japano, in giapponese. Ja. No, nicht. Nee, es ist nicht Japanisch. Ja, in auf Java. Ah, nella lingua di Java. Saptoe. Saptoe. In Swahili. In Swahili, in Afrika. Swahili, che si trova in Africa. Assap. Assap. In Kongolesisch. Nel Kongo. Kianzabulu. Kianzabulu. Und in Südsenegalesisch. E nel Sud-Senegalese. Zibiti. Zibiti. Und es gibt über hunderte von Sprachen, wo das so ist. E ce ne sono più di centinaia di lingue. Und alle haben diese Bezeichnung für den siebten Tag, den wir in Italienisch Sabato nennen. E tutti quanti hanno questo nome che appunto richiama il sabato, che noi anche in italiano troviamo. Das heißt, zu Beginn, als die Sprachen sich geformt haben. Questo vuol dire che all'inizio, quando si sono create le lingue, mussten alle Nationen gewusst haben. Tutte le nazioni sapevano quindi. Dass der siebte Tag. Che il settimo giorno. Der Sabato ist. È il sabato. Und dass man dort ruhen sollte. E che lì bisogna riposarsi. Und über Jahrtausende hinweg. Per migliaia di anni ist das in Vergessenheit geraten. Si è dimenticato questo. Obwohl Gott sagt, erinnere dich. Nonostante Dio dice ricordati del sabato. Der Sabbat hat noch eine Bedeutung. Il sabato ha ancora un altro significato. Es ist ein segno, ein Zeichen. È un Zeichen, un segno. Für. Per. Gott sagt. Dio dice. Damit sie erkennen sollten, dass ich der Herr es bin, der sie heiligt. Perché conoscessero che io sono il Signore che li santifico. Was ist heiligen? Che cos'è santificazione? Wir haben hier schon gesehen, was heilig ist. Che cos'è il santo? Die ersten sechs Tage sind normal. Qui l'abbiamo già visto. Sei giorni sono normali. Aber der siebte Tag ist heilig. Però il settimo giorno è santo. Er ist besonders. È particolare. Abgesondert. È messo da parte. Ganz außergewöhnlich. È molto diverso dagli altri. Und Gott sagt, e Dio dice, ihr, die ihr mir nachfolgt, voi che mi seguite, seid keine normalen Menschen mehr. Non siete delle persone normali come gli altri. Ihr seid geheiligt. Voi siete santi. Ich möchte, dass ihr außergewöhnlich seid. Io voglio che voi siate speciali. Besonders liebenswert. Che voi siate besonders liebenswert. Che voi siete ricchi di amore. Und ganz besonders. E particolari. Warum müssen wir das sein? Perché dobbiamo essere così? Die Bibel sagt, perché la Bibbia dice, jagt nach dem Frieden mit jedermann und der Heiligung, ohne die niemand den Herrn sehen wird. Impegnatevi a cercare la pace con tutti e la santificazione, senza la quale nessuno vedrà il Signore. Wer von uns möchte den Herrn sehen? Chi di voi vuole vedere il Dio, il Signore? Wunderbar. Meraviglioso. Wenn wir den Herrn sehen wollen, müssen wir was haben. Se noi vogliamo vedere Dio, dobbiamo avere che cosa? Heiligung. La santificazione. Und was ist das Zeichen der Heiligung? E che cos'è il segno, scusate, indietro, della santificazione? Der siebte Tag, der Sabbat. Il settimo giorno, il sabato. Denn die Bibel sagt ja, perché la Bibbia dice, dass Gott diesen Tag geheiligt hat. Che questo giorno Dio lo ha santificato. Übrigens. In tutti i casi. Was sagt Jesus über dieses Thema? Che cosa dice Gesù su questo tema? Bisher haben wir nur im Alten Testament gelesen. Finora noi abbiamo letto soltanto dall'Antico Testamento. Wer kann sich an gestern Abend erinnern? Chi si ricorda di ieri? Als wir über die zehn Gebote gesprochen quando haben. Abbiamo parlato dei dieci comandamenti. Und geschaut haben, ob die zehn Gebote auch im Neuen Testament abbiamo vorhanden visto, sind. Se questi dieci comandamenti ci sono anche così nel Nuovo Testamento. Wir haben über das erste, das zweite, das dritte, das fünfte, sechste, siebte, achte, neunte, zehnte gesprochen. Abbiamo parlato del primo, del secondo, del terzo, del quinto, del sesto, del settimo, dell'ottavo, del nono e del decimo comandamento. Und vielleicht hat sich jemand gefragt, was ist mit dem vierten? E qualcuno forse si sarà chiesto, beh, e il quarto? Das war natürlich mit System. Naturalmente questo era programmato. Denn wir haben heute den ganzen Vortrag über den vierten Gebot. Perché noi avremmo avuto oggi tutta la serata dedicata a questo quarto comandamento. Weil von allen Geboten das am meisten vergessen ist. Perché di tutti i comandamenti è quello che più si dimentica. Und viele Menschen glauben, das vierte Gebot ist nur für die Juden. E molte persone pensano che il quarto comandamento è soltanto per i giudei. Und Jesus sagt. E Gesù dice. Il sabato. Il sabato. Der Sabbat. È stato fatto per. Wurde um des der Judenwillen per i giudei gemacht? È stato fatto per i giudei? Steht dort Jude? C'è scritto per un giudeo? Oder steht da l'uomo? O c'è scritto l'uomo, Mensch. Der Sabbat wurde für die il sabato è stato fatto per die Menschen gemacht. Per gli uomini. Und warum weiß das Jesus? E perché Dio sa questo? Weil er ihn gemacht hat. Perché lui lo ha fatto. Er ist ja der Schöpfer. E lui è il creatore. Er weiß ja, was er mit dem Sabbat vorgehabt lui hat. Lui sa che
cosa aveva programmato per quanto riguarda il sabato. Und er sagt uns heute Abend, e lui ci dice stasera: ich hab den Sabbat gemacht, io ho creato il sabato. Ich weiß für wen. Io so perché. Für euch alle. E per chi? Per tutti voi. Und dann sagt er, e poi dice anche: der Sohn des Menschen, il figlio dell'uomo, das ist er, Jesus, che è lui stesso, ist der Herr auch über den Sabbat. Perciò il figlio dell'uomo è il Signore anche del sabato. Das heißt, Jesus, questo vuol dire che Gesù, der Jesus, der uns vergibt, che è colui che ci perdona, der unser persönlicher Erlöser ist, che è il nostro personale salvatore, er ist der Herr des Sabbats. Lui è il Signore del sabato. Und er hat auch am Sabbat den Sabbat gehalten. E lui stesso ha osservato il sabato. Es heißt sogar, er ging nach seiner Gewohnheit am Sabbat in die Synagoge. Scritto perfino che lui era solito entrare nel giorno di sabato nella sinagoga. Und er sagt zu uns, e lui ci dice, ich habe euch ein Vorbild gegeben, io vi ho dato un esempio, damit ihr das macht, was auch ich gemacht habe. Affinché anche voi facciate come io ho fatto. Hat Jesus den Sabbat gehalten? Gesù ha osservato il sabato? Ja. Sì. Nun. Ora. Er hat am Sabbat sogar gelehrt. Lui ha perfino insegnato di sabato. Manche Leute sagen, alcune persone dicono, naja, Jesus hat den Sabbat gehalten, weil er ein Jude war. Dunque sì, lui ha osservato il sabato perché era un giudeo. Aber nachdem er gestorben ist, gilt der Sabbat nicht mehr. Però dopo che lui è morto, questa cosa non vale più, il sabato non vale. Kurz bevor Jesus starb, poco prima che lui morisse, hat er eine Predigt gehalten an seine Jünger. Lui ha fatto un sermone ai suoi, ha tenuto un sermone ai suoi discepoli. Und er warnt seine Jünger. E lui dice ai suoi discepoli. Er sagt, es kommt eine Zeit in wenigen Jahren. E dice verrà un tempo tra qualche anno. Wo Jerusalem zerstört werden wird. Dove Gerusalemme verrà distrutta. Und das war natürlich nach der Kreuzigung. E naturalmente questo è dopo la crocifissione. Und er sagt, betet darum. E lui dice pregate, dass eure Flucht nicht geschehen sollte. Affinché la vostra fuga non avvenga. Am Sabbat. Di sabato. Mit anderen Worten. In altre parole. Jesus sagt kurz vor seiner Kreuzigung. Gesù dice poco prima della sua morte. Bitte betet darum, dass ihr in vielen Jahren nach der Kreuzigung, per favore pregate che dopo la crocifissione, nicht am Sabbat fliehen müsst. Voi non dobbiate fuggire di sabato. Was uns sagt, quello che vuol dire per noi, Jesus hat damit gerechnet, dass auch nach der Kreuzigung der Sabbat noch gilt. E che Gesù voleva dire che anche dopo la crocifissione il sabato vale. Jetzt wollen wir uns was Interessantes anschauen. Ora vogliamo vedere qualcosa di ancora più interessante. Schauen wir mal das an. Vediamo. Weil es Rüsttag war. Perché i corpi non rimanessero sulla croce durante il sabato, poiché la preparazione e quel sabato era un gran giorno. Chiesero a Pilato che fossero loro spezzate le gambe e fossero portati via. Das Wort Rüsttag? La parola il gran giorno del sabato. Ist der Tag vor dem Sabbat? Ist der Tag vor dem Sabbat? Ok. Intende che il giorno qui era di preparazione. Ja. Il giorno di preparazione è il giorno prima del sabato. Auf den wir uns, mit dem wir uns vorbereiten auf den Sabbat. A quello che noi appunto ci prepariamo per il sabato. Das wäre der Freitag. Questo è quindi il venerdì. Und Jesus starb an einem Freitag. E Gesù è morto di sabato. Am Freitag ist Jesus für uns gestorben, richtig? Di venerdì è morto Gesù, giusto? Was? Gesù è morto di Als venerdì. Jesus am Freitag starb, was war der nächste Tag? Quando Gesù morì di venerdì, qual era il giorno seguente? Ein Sabbat. Il sabato. Und was haben die Menschen gemacht, als Jesus starb am Sabbat? E che cosa hanno fatto gli uomini? Durante il sabato si riposarono secondo il comandamento. Am Sabbat aber ruhten sie nach dem Gesetz. Jesus starb am Freitag. Gesù morì di venerdì. Und die Leute ruhten am Sabbat. E le persone si riposarono di sabato. Und am ersten Tag der Woche? È il primo giorno della settimana? Wie heißt der Tag? Come si chiama questo giorno? Domani. La domenica. Das ist der Tag, an dem Jesus auferstanden ist. Questo è il giorno in cui Gesù è resuscitato. Da ist er auferstanden. Lì è resuscitato. Nochmal. Di nuovo. Am Freitag. Di venerdì. Ist er gestorben. Lui è morto. Am Sonntag. Di domenica. Ist er auferstanden. Lui è resuscitato. Manche Leute sagen, alcune persone dicono, wir müssen den Sonntag halten, noi dobbiamo osservare la domenica, weil Jesus auferstanden ist. Perché Gesù è resuscitato di domenica. Frage. Domanda. Was ist wichtiger? Che cosa è più importante? Das Kreuz? La croce? Oder die Auferstehung? Oppure la resurrezione? Was ist wichtiger?
die Auferstehung, la Resurrezione. Aber ohne Kreuz? Però senza la croce? Keine Auferstehung. Non ci sarebbe stata la Resurrezione. Das heißt, wenn ich die Auferstehung feiern muss? Quindi vuol dire che se io devo festeggiare la Resurrezione? Müsste ich auch das Kreuz feiern. Allora dovrei anche festeggiare la croce. Dann müssten wir Sonntag und Freitag halten. Quindi dovremmo in realtà osservare la domenica e il venerdì. Aber Jesus? Però Gesù? Hat am Freitag? Il venerdì? Gearbeitet? Ha lavorato für unsere Erlösung. Per noi, per la nostra salvezza. Und am Sonntag, e la domenica, als er auferstanden ist, quando lui si è resuscitato, hat er gearbeitet für unsere Erlösung. Lui ha sempre lavorato per la nostra salvezza. Aber selbst als er die Welt erlöst hat, ma lui perfino quando stava lavorando per la nostra salvezza, hat er am Sabbat geruht. Lui si è riposato di sabato. Jesus hat sogar den Sabbat gehalten, als er die Welt erlöst hat. Gesù ha osservato il sabato perfino quando ha salvato il mondo. Und wenn selbst Jesus im Tod den Sabbat halten konnte. E se perfino Gesù nella morte ha osservato il sabato? Dann können wir das auch. Allora lo possiamo fare anche noi. Das Kreuz ist ein Beweis dafür, dass der Sabbat gültig ist. La croce è una dimostrazione forte che il sabato vale. Aber Moment mal. Però un attimo solo. Da gibt doch diesen einen Vers. Però c'è ancora questo verso da chiarire. Lasst euch von niemand richten wegen Speise oder Trank oder wegen bestimmter Feiertage oder Neumondfeste oder Sabbate. Nessuno dunque vi giudichi per quanto al mangiare o al bere o rispetto a feste, a noviluni, a sabati. Sagt der Paulus nicht, dass der Sabbat abgeschafft ist? Non dice Paolo che il sabato lo possiamo mettere da parte, che non vale più? Er sagt, die sind ein Schatten der Dinge, die kommen sollen. C'è scritto che sono un'ombra di cose che devono venire. Von denen der Christus das Wesen hat. Ma il corpo è di Cristo. Nun, was ist ein Schatten? Allora, che cos'è l'ombra? Was ist ein Schatten? Che cos'è l'ombra? Schauen wir uns das Bild an. Guardiamo. Das ist das Kreuz. Questa è la croce. Das ist das Original. Questo è l'originale. Aber das Kreuz wirft einen Schatten. Però praticamente la croce fa un'ombra. Sieht der Schatten genauso aus wie das Original? Sembra è l'ombra esattamente come l'originale? Aber ist das das Kreuz? Sì o no? È la croce l'ombra? Ist es das Kreuz, das uns vergibt? È la was das? Das Kreuz, das uns vergeben kann. È la croce che ci può perdonare? Nein, es führt nur zum Original. No, porta soltanto all'originale. Ist euch mal aufgefallen, dass der Schatten immer zum Original führt? Avete mai visto il fatto che l'ombra può guidarci alla all'originale? Wenn ich einen Schatten sehe, se io vedo per esempio un'ombra, dann weiß ich, das Original ist ganz in der Nähe. Allora io so che l'originale è molto vicino a questo. Ich muss nur dem Schatten folgen. Io voglio soltanto, devo soltanto seguire l'ombra. Und wenn ich dem Schatten folge? E quale, se io seguo l'ombra, komme ich beim Ende an, beim Original an. Alla fine, all'originale. Was war der Schatten? Qual era, che cos'era l'ombra? Das war der Schatten. Questa era l'ombra. Das Heiligtum. Il santuario. Denn im Heiligtum, perché nel santuario, haben die Menschen gelernt, gli uomini hanno imparato, dass irgendwann mal später, che prima o poi, ein Erlöser für sie kommen würde. Sarebbe arrivato un salvatore del mondo. Und wodurch haben sie das gelernt? E dove l'hanno imparato? Da dove? Durch die Opfer. Grazie all'offerta che si faceva sull'altare. Durch die Lämmer und die Böcke und die Stiere. Attraverso gli agnelli e tutti gli animali. Und als Jesus gekommen war, e quando Gesù arrivò sulla terra und gestorben ist, ed è morto, brauchte man den Schatten nicht mehr. Allora non abbiamo più bisogno di questa ombra. Jetzt müssen wir etwas Interessantes verstehen. Ora dobbiamo capire qualcosa di importante. Gibt es in Italien Feiertage? Ci sono in Italia dei giorni di festa? Genau. Sì. Es gibt also wöchentliche Tage, wo wir frei haben. Ci sono praticamente dei giorni settimanali dove noi abbiamo questa festa. Aber es gibt auch jährliche Tage, wo wir frei haben. Però ci sono anche degli altri giorni feriali in tutto l'anno. Zum Beispiel Ostern. Per esempio la Pasqua. Oder Weihnachten. Oppure il Natale. Das gab es auch in Israel. E questo c'era anche in Israele. Es gab bestimmte freie Tage im Jahr, Feiertage. C'erano alcuni giorni di ferie, di festa nell'anno, wo man besonders über das Kreuz oder über den Erlösungsplan nachdenken sollte. Dove uno doveva pensare particolarmente proprio alla salvezza, alla croce. Und was hat man wohl gemacht an diesen freien Tagen? E che cosa si faceva in questi giorni di festa? Womit hat man darüber nachgedacht? A che cosa bisognava ricordare? Cosa bisognava ricordare? Was hat man gemacht? Cosa hanno fatto gli israeliti?
Man hat Opfer dargebracht. Loro hanno portato l'offerte al tempio, al santuario. Es waren bestimmte Tage, die waren extra ausgewählt für besondere Opfer. Erano dei giorni particolari che erano stati proprio scelti per poter fare delle offerte particolari. Und weil es so wichtig war, darüber nachzudenken, dass Jesus einmal sterben würde. E poiché questo era così importante, il fatto di pensare che un giorno Gesù sarebbe morto, sollten sich alle frei nehmen von der Arbeit. Allora tutti quanti si dovevano tenere liberi dal lavoro. Diese Tage waren an einem bestimmten Datum. Questi giorni avevano una data particolare. Zum Beispiel am 10. des 7. Monats. Come per esempio il decimo giorno del settimo mese. Und wir wissen, wenn Weihnachten am 24.12. ist. E noi sappiamo che se per esempio Natale è il 25.12. Dann ist es ein Jahr am Montag. Allora noi sappiamo che un giorno viene di lunedì. Am nächsten Jahr am Dienstag. Un altro giorno viene di martedì. Und genauso auch in Israel. E la stessa cosa accadeva anche in Israele. Diese besonderen Festtage. Questi giorni particolari di festa. Waren nicht auf einen bestimmten Wochentag festgelegt. Non erano collegati, diciamo, non si riferivano ad un giorno della settimana, aber ma sie waren freie Tage. Ma erano dei giorni di festa. Und deswegen nannten die Hebräer sie wie? E per questi loro, per questo gli ebrei come chiamavano questi Was giorni? Sagt l'ebreo, wenn er frei hat? Quando l'ebreo era libero, poteva riposarsi, come lo chiamava questo giorno? Was sagt er? Come si chiama? Shabbat. Shabbat. Das heißt nicht nur der wöchentliche Sabato. Quindi in questo caso non vuol dire soltanto il sabato settimanale, sondern auch diese Festtage wurden Sabbate genannt. Ma anche questi giorni di festa dove si riposava venivano chiamati sabati. Übrigens. In tutti i casi. Die Bibel sagt uns. La Bibbia ci dice. Dass das Blut. Che il sangue. Von den Böcken und Stieren. Degli animali? Unmöglich den Menschen vergeben konnte. Assolutamente non poteva perdonare gli uomini. Halt, Moment mal. Aspetta un attimo. Ich dachte, die Israeliten haben Vergebung bekommen. Io pensavo che gli Israeliti avessero ricevuto il perdono. Haben die Israeliten Vergebung bekommen, ja oder nein? Hanno ricevuto gli Israeliti il perdono, sì o no? Ja oder nein? Sì o no? Aber haben sie Vergebung bekommen durch das Blut der Lämmer? Sì, ma hanno ricevuto il peccato attraverso il sangue dell'agnello? Nein. No. Von wem kann man allein Vergebung bekommen? Da chi si può ricevere il perdono? Von Jesus. Soltanto da Gesù. Aber hatte Jesus den Preis schon bezahlt? Ma Gesù aveva già pagato il debito? Denn die Bibel sagt uns, la Bibbia ci dice, dass er uns teuer erkauft hat. Perché lui ci ha comprati a caro prezzo. Wann hat er uns erkauft? Quando ci ha comprati? Am Kreuz. Alla croce. Aber wie konnte Gott den Israeliten vergeben? Ma come poteva Dio perdonare gli Israeliti? Wenn er noch gar nicht den Preis dafür bezahlt hat. Se ancora non aveva pagato il prezzo per questo. Nehmen wir an. Allora, mettiamo il caso. Ich schenke jedem einzelnen von uns ein Auto. Che ad ognuno di voi regalo un'auto. Jedem einzelnen. Ognuno ha un'auto. Aber ich habe das Auto noch nicht bezahlt. Però io non ho ancora pagato l'auto. Aber ich schenke es euch trotzdem schon. Però io ve la regalo lo stesso. Damit ihr jetzt schon fahren könnt. Affinché voi potete già guidare. Was habe ich gemacht? Che cosa ho fatto? Schulden. Ho fatto un debito. Ich habe Schulden gemacht. Io ho fatto dei debiti. Und wenn man Schulden macht, e se uno fa dei debiti, muss man sich irgendwo aufschreiben, wie viel Schulden man gemacht hat. Bisogna scriversi quanti debiti ho da qualche parte. Damit man sich daran erinnert, ich muss noch bezahlen. Affinché uno si possa ricordare, io devo ancora pagare. Und Gott hat so einen Schuldschein. E Dio ha fatto così, ha fatto una Schuldschein. Also Schulden, etwas aufgeschrieben. Sì, 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 è scritto. Nämlich das Heiligtum. Quindi ed è questo. Dove si è scritto? Jedes Mal, nel santuario. Jedes Mal, wenn sie ein Opfer gebracht haben. Tutte le volte che loro hanno portato un'offerta, si sono ricordati? Ah ja. Sì. Jesus wird uns vergeben. Gesù ci perdonerà. Aber er ist noch nicht gestorben. Però non è ancora morto. Jedes Opfer hat sie daran erinnert. Ogni offerta ricordava proprio questo. Aber dann sagt die Bibel. E poi dice la Bibbia. In Vers 14. Nel verso 14. Vers 13. Er hat euch, die ihr tot wart in den Übertretungen und dem unbeschnittenen Zustand eures Fleisches, mit ihm lebendig gemacht, indem er euch alle Übertretung vergeben hat. Voi che eravate morti nei peccati nella incirconcisione della vostra carne, voi dico, Dio ha vivificati con lui, perdonandoci tutti i nostri peccati. Und er hat die gegen uns gerichtete Schuldschrift ausgelöst. Egli ha cancellato il documento a noi ostile. Die durch Satzungen uns entgegenstand. I cui comandamenti ci condannavano. Was hat er abgeschafft? Che cos'è che ha eliminato? Die Schuldschrift.
il documento a noi ostile, pieno di debiti. Und was ist die Schuldschrift? E che cos'è questo documento ostile? Das waren die Opfer. Erano praticamente le offerte. Die immer daran erinnert haben, es muss noch was bezahlt werden. Quelle cose che hanno ricordato, qualche cosa deve essere ancora pagato. Aber als Jesus starb, però quando Gesù morì, war es bezahlt. Fu pagato. Und er konnte den Schuldschein nehmen. E lui poteva prendere questo documento. Und sagen, ich hab's bezahlt. E incrociarlo e dire io l'ho pagato. Er konnte den Schein nehmen. Lui poteva prendere la ricevuta. Und sagen, e dire es ist bezahlt. È pagato. Und wisst ihr, wie das ausgedrückt hat? E voi sapete come lo ha fatto questo? Er hat den Schuldschein zerrissen. Lui ha praticamente strappato la ricevuta. Der Vorhang im Heiligtum wurde zerrissen. La tenda tra il luogo santo e santissimo si divise, si squarciò. Wir brauchen kein Heiligtum mehr. Non abbiamo più bisogno del santuario. Weil Jesus ist gestorben und er wird jetzt Hohepriester im himmlischen Heiligtum. Perché Gesù è morto e sarà il nostro sommo sacerdote nel cielo. Braucht man jetzt noch Opfer? Abbiamo bisogno ancora delle offerte? Nein. Non più. Braucht man jetzt noch Festtage, um zu opfern? Abbiamo bisogno ancora di giorni di festa per offrire le offerte. Ja, um zu opfern? Braucht man diese Opfer-Sabbate? Abbiamo bisogno di questi sabati per fare dei sacrifici? Nein. Non più. Deswegen sagt der Paulus. Per questo Paolo dice. Man soll euch nicht richten wegen Speise, Trank, Feiertage, Neumond, Fest und Sabbat. Nessuno dunque vi giudichi quando quanto al mangiare, al bere o rispetto a festa, nuviluni, a sabati. Und er zitiert aus Ezekiel 45. E dice di Ezechiele 45. Wo das gleiche vorkommt. Quello che viene detto. Die Speisopfer und Trankopfer, die Feste, Neumond und Sabbate. Le feste, le libazioni per le offerte, le libazioni per le feste, per i noviluni e per i sabati. Und er sagt, diese Sabbate e dice questi sabati waren für die Opfer. Erano per il sacrificio espiatorio. Aber Frage. Però domanda. War der Sabbat hier? Poiché questo sabato qui zum Opfern gedacht. È stato offerto. Als Gott diesen Sabbat hier geschaffen hat. Quando Dio ha fatto questo sabato. Hat er ihn geschaffen, um zu opfern? Lui l'ha fatto per fare degli olocausti? Ja oder nein? Sì o no? Nein. No. Denn als er den geschaffen hat. Perché quando ha creato quel sabato settimanale. Gab's ja noch keine Sünde. Non c'era ancora il peccato. Das heißt, der Sabbat. Cosa vuol dire che questo sabato. Hat mit den Opfern gar nichts zu tun. Non ha proprio niente a che fare con l'offerta, con il sacrificio. Und er ist auch nie abgeschafft worden. E quindi non è stato neanche mai eliminato. Was abgeschafft worden sind die Opfer und die besonderen Festtage für die Opfer. Quello che è stato eliminato sono quei sabati che erano particolari per l'offerta. Manche sagen, als Paulus zu den Heiden ging, hat er in den Sonntag gepredigt. Quando alcuni dicono che quando Paolo è andato ai gentili ha predicato der Sonntag. Den Sonntag. La domenica. Meine Bibel sagt was anderes. La mia Bibbia dice qualcosa di diverso. Paulus aber ging nach seiner Gewohnheit zu ihnen hinein und redete an drei Sabbaten. Paolo dice, la Bibbia dice, e Paolo come era sua consuetudine entrò da loro per tre sabati. Und es wird noch besser. E poi dice ancora qualcosa di importante. Hier sagt die Bibel, als aber die Juden aus der Synagoge gegangen waren, baten die Gentili, die Heiden. Mentre uscivano fuori, furono pregati dai Gentili di parlare di quelle medesime cose. Il sabato seguente. Das heißt, die Heiden haben auch den Sabbat gehalten. Questo vuol dire che anche i gentili, i pagani, hanno osservato il sabato. Und am nächsten Sabbat kam fast die ganze Stadt zusammen. E il sabato seguente quasi tutta la città si radunò. Das heißt, im Neuen Testament. Questo vuol dire che nel Nuovo Testamento. Gilt der Sabbat genauso. Vale il sabato esattamente. Wie im Alten Testament. Come nell'Antico Testamento. Denn was ist passiert? Ok, che cosa è successo? Bis heute. Perché oggi fast alle Christen sämtlicher Konfession, egal welcher Kirche, che quasi tutti quanti i cristiani di qualsiasi confessione, quasi tutti, an einem anderen Tag anbeten, adorano in un altro giorno della settimana. Hat Gott sich vielleicht doch geändert? Dio forse ha veramente cambiato qualcosa? Wenn er was ändern würde, se lui avesse cambiato qualcosa, dann müsste erst in der Bibel stehen. Allora, innanzitutto dovrebbe essere scritto sulla Bibbia. Denn die Bibel sagt, perché la Bibbia dice, Gott, der Herr, tut nichts. Perché il Signore non fa nulla, ohne dass es den Propheten sagt. Senza rivelare il suo segreto ai suoi servi, ai profeti. Am ersten Tag, der Sonntag, la domenica, der Tag, als erster Tag der Woche, come primo giorno della settimana, kommt an 8 Versen im Neuen Testament vor. È scritto 8 volte in 8 versetti del Nuovo Testamento. 5 Verse davon sprechen von der Auferstehung.
cinque versetti di questo, che parlano della domenica, parlano della resurrezione di Dio. Und di kein einziger davon sagt, dass der Wochentag geändert wurde der Anbetung. E nessuno di questi dice che il giorno dell'adorazione è stato cambiato dal sabato a questo giorno, la domenica, il primo. Manche sagen, die Jünger haben sich versammelt an diesem Tag. Alcuni dicono, ma i discepoli si sono riuniti in questo giorno. Das stimmt. Questo è vero. Aber warum haben sie sich versammelt? Ma perché si sono riuniti? Die Bibel sagt, sie glaubten nicht. La Bibbia dice, loro non credettero. Dass Jesus auferstanden ist. Che Dio era risorto. Am ersten Tag der Woche. Il primo giorno della settimana. Haben sie sich versammelt? Loro si sono riuniti. Sie haben sich versammelt am ersten Tag der Woche. Il primo giorno della settimana si sono riuniti. Aber haben sie sich versammelt, um Gottesdienst zu feiern? Però si sono riuniti per poter fare il culto, l'adorazione? Nein. No. Im nächsten Vers? Il prossimo versetto? Steht. C'è scritto? Sie haben sich versammelt, weil sie Angst hatten vor den Juden. Loro si sono riuniti perché loro avevano paura, timore dei giudei. Und Jesus, als er dann kommt, e Gesù quando arriva, sagt, dice a loro, dass er sie oder er tadelt sie. E li rimprovera un po', weil sie nicht geglaubt haben. Perché loro non hanno creduto. Es gibt noch zwei andere Geschichten in der Bibel. Ci sono ancora altre due storie nella Bibbia. An einer Geschichte. In una storia. Da predigt der Paulus bis Mitternacht. Viene raccontato che Paolo predica fino a mezzanotte. Zum Glück bin ich kein Paulus, oder? E per fortuna lui non è Paolo. Paulus hat bis Mitternacht gepredigt. Paolo ha predicato fino a mezzanotte. So lange, bis sie ein junger Mann dort am Fenster. Fino a quando un giovane uomo che si trovava alla finestra. Eingeschlafen ist und runtergefallen ist vom dritten. Si è addormentato ed è caduto giù. Und dann hat Paulus aufgehört zu predigen. E allora Paolo ha smesso di predicare. Die Geschichte ist deswegen so berühmt, weil es heißt, dass am ersten Tag der Woche die Jünger zusammenkamen. Questa storia è diventata così famosa perché questo è successo il primo giorno della settimana. Aber wenn man die Geschichte anschaut. Però se uno guarda questa storia. Und weiß. E sa. Dass in der Bibel. Che nella Bibbia. Der Tag immer mit Sonnenuntergang beginnt. Il giorno inizia sempre al tramonto, al calare del sole. Das heißt mit anderen Worten. Quindi vuol dire. Heute ist schon Sabbat. Oggi, adesso, in questo momento, è già sabato. Weil die Sonne ist untergegangen ist. Perché il tramonto è già tramontato. Und dann nochmal überlegt, dass Paulus am ersten Tag der Woche um Mitternacht gepredigt hat. E quindi se uno ci pensa, se Paolo ha predicato a mezzanotte. Dann bedeutet das, dass er an einem Samstagabend gepredigt hat. Ed era il primo giorno della settimana. Questo vuol dire che lui ha iniziato in realtà il sabato sera a predicare. Und so können wir sehen, dass alle Stellen der Bibel, wo vom Sonntag die Rede ist. E quindi poi potete anche vedere che tutti i punti dove sulla Bibbia si parla della domenica. Nichts damit zu tun haben, dass wir dort einen besonderen Feiertag haben für die Anbetung. Non hanno mai niente a che fare sulla con l'adorazione, con il culto. Aber es wird noch besser. Però c'è qualcosa ancora di più importante. Nicht nur wurde der Sabbat bei der Schöpfung eingesetzt. Non soltanto il sabato è stato creato alla creazione. Nicht nur ist der Sabbat im Alten Testament vorhanden. Non soltanto è presente nell'Antico Testamento. Nicht nur hat Jesus den Sabbat gehalten. Non soltanto Gesù stesso lo ha osservato. Nicht nur hat Jesus den Sabbat sogar an seinem Tod gehalten. Non soltanto lui lo ha osservato perfino alla sua morte. Nicht nur haben die Apostel den Sabbat gehalten non im Neuen Testament. Gli apostoli lo hanno osservato nel Nuovo Testamento. Die Bibel sagt sogar im Himmel werden wir den Sabbat halten. La Bibbia dice perfino che noi nel cielo potremo festeggiare osservare il sabato. Wir lesen Jesaja 66 von der neuen Erde und von neuen Himmel. In Isaia 66 di nuovi cieli e nuova terra. Und dann heißt es im nächsten Vers. E poi c'è scritto. Und es wird geschehen, dass an jedem Neumond und an jedem Sabbat alles fleischlich einführen wird, um von mir anzubeten. Che di novilunio in novilunio, di sabato in sabato, ogni carne verrà prostrarsi davanti a me, dice il Signore. Also wenn Gott am Anfang der Welt den Sabbat für alle Menschen geschaffen hat. Quindi se Dio ha creato il sabato all'inizio del mondo per tutti gli uomini. Und in der ganzen Bibel der Sabbat gilt. E in tutta la Bibbia vale il sabato. Für die Juden und die Heiden. Per i giudei e i pagani. Und dann auf der neuen Erde alle Menschen den Sabbat halten werden. E poi anche nella nuova terra tutti quanto serviranno il sabato. Aus welchem Grund sollte man glauben, dass heute jetzt gerade der Sabbat abgeschafft ist? Allora per quale motivo si dovrebbe credere che oggi il sabato non vale più? Das macht ja gar keinen Sinn. Non ha proprio senso. Jesus Christus. Gesù Cristo. Ist derselbe. È lo stesso. Ieri. Wie geht's weiter? Oggi. 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 E in eterno. E in eterno. Gestern und heute und auch in Ewigkeit. Jesus ändert sich nicht. Gesù non cambia. Und das, was Jesus geschaffen hat. E quello che Gesù ha fatto. Ändert sich auch nicht.
non cambia. Die Bibel sagt, la Bibbia dice, dass wir den Sabbat nicht entehren sollen. Che noi non dobbiamo, was sagen wir? Nicht entehren. Non dobbiamo violare il sabato. Indem wir unserer Beschäftigung nachgehen. Praticamente facendo tutte le nostre opere. Sondern wir sollen ihn als Anlass nehmen. Ma noi lo dobbiamo osservare. Gott zu ehren. E lo dobbiamo utilizzare per onorare Dio. Mit ihm Gemeinschaft zu haben. Per avere comunione con lui. Und Gemeinschaft mit anderen Gläubigen. E per poter avere anche comunione tra di noi, tra gli altri credenti. Dann werden wir Freude erleben. E poi, e grazie a questo saremo felici. Wir sind fast am Ende angelangt heute Abend. Siamo quasi arrivati alla fine. Unsere ganze Vortragsreihe heißt ja. Tutta la nostra serie di conferenze si chiama. Das geistliche Wohlbefinden. Il benessere spirituale. Und Gott sagt, ja, ich kann für all deine Bedürfnisse sorgen. E Dio dice, sì, io mi posso occupare di tutti i tuoi problemi. Aber das ganz besondere Highlight für dein geistliches Wohlbefinden. Però in particolare la soluzione, la guarigione per tutto il tuo benessere spirituale, per i tuoi problemi spirituali. Das ist der Sabbat. È il sabato. Das ist der Tag, an dem du Ruhe haben kannst. È il sabato in cui tu puoi avere pace. Wo du Frieden haben kannst. Dove tu puoi avere riposo. Wo du dich von den Alltagslasten entladen kannst. Dove tu non ti devi occupare, ti puoi distaccare di tutti i tuoi impegni della settimana. Jesus sagt, ich habe die Welt geschaffen. Gesù dice, io ho creato il mondo. Ich halte sie in meiner Hand. Io tengo il mondo nelle mie mani. Halte meinen Sabbat. Osservate il mio sabato. Vielleicht sagst du heute Abend. Forse tu dici stasera. Der du heute Abend hier sitzt und vielleicht zum ersten Mal das hörst. Perché forse tu ci sei qui per la prima volta oggi, ascolti. Oder auch diejenigen, die das über Televive dann sehen werden. O anche per le persone che adesso ci stanno guardando su Televive. Ich habe es ja immer was anderes gehört. Io ho sentito e saputo fino adesso tutt'altro. Was soll ich jetzt glauben? Che cosa devo credere adesso? Jesus sagt, Gesù dice, vergeblich aber verehren sie mich, weil sie Lehren vortragen, die Menschengebote sind. In vano mi rendono il loro culto, insegnando dottrine che sono precetti di uomini. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Io lo so come vi sentite. Aber ich möchte nicht den Menschengeboten folgen. Però io non voglio seguire la legge creata dagli uomini. Weder von Politikern. Né legge dei politici. Noch von Prominenten. E neanche dalle persone più importanti. Noch von Priestern. Neanche dei preti. Ich möchte Gottes Geboten folgen. Io voglio soltanto seguire la legge di Dio. Und manchmal. E qualche volta. Manchmal. Qualche volta. Bringt es auch Konflikte mit sich. E questo può portare dei conflitti. Ich weiß noch. Io so anche. Als mein Vater. Che mio padre. Arbeitslos war. Era senza lavoro. Und mein Vati, genauso wie ich. E suo papà come lui. Er hält den Sabbat. Osservava il sabato. Und als er arbeitslos war. E quando lui era senza lavoro. Da hat er eine Arbeit gesucht. Ricevuto. Hat eine Arbeit gesucht. Ha cercato un lavoro. Und er hat eine gefunden. E l'ha trovato uno. Wo er sich beworben hat. E lui si è iscritto a questo lavoro. In einem Amt als Beamter. Ed era praticamente in un ufficio. Und er hat aber keine Ausbildung dafür. Però lui non aveva fatto un corso per fare questo lavoro. Aber die Leute haben gesagt, du kannst die Arbeit haben, wenn du die Ausbildung dazu machst. Però le persone hanno detto, tu puoi avere questo lavoro soltanto se fai una formazione, un corso per questo lavoro. Mein Vater hat gesagt, ja, wunderbar, das mache ich. E suo padre ha detto, sì, sì, che bello, sì, lo faccio. Wann ist die Ausbildung? Ok, quando è questa formazione, questo corso? Jede Woche, Freitag und Sabbat. Ogni settimana, il venerdì e il sabato. Mein Vater hat gesagt, das kann ich leider nicht. Papa ha detto, però io non posso. Am Freitag kann ich, aber am Sabbat nicht. Okay, il venerdì sì, però il sabato no. Dann könnte die Ausbildung nicht machen. Allora lei non può fare. Und wir können sie nicht nehmen. E non lo possiamo assumere. Er hatte kleine Kinder zu Hause. Non aveva dei piccoli bambini a casa. Meine Mama hatte auch keine Arbeit. Anche la mamma era senza lavoro. Und vielleicht würde man sagen, dann kann man doch einen Kompromiss machen. E forse qualcuno avrebbe detto, sì, però forse si può trovare un compromesso. Aber mein Papa hatte Jesus lieb. Però suo papà amava Gesù, ama gesagt, Gesù. Wenn Gott etwas verspricht, dann hält er es auch. E dice, se Dio promette qualche cosa, allora la mantiene anche. Gott hat einen Weg. Dio ha una strada, una ich via. Bin einfach gehorsam. Io sono semplicemente ubbidiente. Und Gott wird sich um die Konsequenzen kümmern. E Dio si occuperà di tutte le conseguenze. Er bekam einen Anruf. E ricevette un giorno una telefonata. Wir hatten noch 70 andere Anwärter. Noi abbiamo altre 70 persone 70. Che vorrebbero entrare in questo posto di lavoro. Aber wir wollten keinen von denen haben. Però noi non vogliamo nessuno di queste 70 persone.
persone. Wir möchten sie haben. Noi abbiamo bisogno di lei. Kommen Sie bitte nochmal. Per favore, venga di nuovo. Mein Vater ist gekommen. Il papà è andato. Und er hat gesagt, haben Sie denn eine andere Ausbildung gefunden? Allora, avete trovato un altro corso? Ja, wir haben eine andere Ausbildung gefunden. Sì, noi abbiamo trovato un altro corso. Die geht nur alle, also jede dritte Woche. Allora, questo avviene ogni tre settimane. Und zwar immer von Montag bis Freitag. E sempre da lunedì al venerdì. Wunderbar. Meraviglioso. Mein Vater hat den Vertrag unterschrieben. E quindi lui ha firmato il documento. Hat die Arbeit angefangen. Ha iniziato a lavorare. In der dritten Woche. La terza settimana. Ging zur Ausbildung. Andò a questo corso. Und am Montag. E a lunedì. Hat den Plan gesehen. Lui ha visto il piano. Und hat sich erschrocken. E si è sorpreso. Man hat ihm gesagt, das geht von Montag bis Freitag. Lui gli è stato detto andava dal lunedì al venerdì. Aber jetzt stand von Montag bis Sabbat. Però lì c'era in realtà scritto è dal lunedì al sabato. Was sollte er machen? Che cosa avrebbe dovuto fare? Hatte den Vertrag unterschrieben. Lui aveva già firmato. Bekam jetzt Geld dafür. E lui già riceveva i soldi. Soll er seinen Vertrag kündigen? E adesso cosa doveva fare? Doveva licenziarsi? Mein Vater hat gebetet. Suo papà ha pregato. Oh, und er hat gesagt, Gott, ich will dir treu sein. Ha detto, Dio, io voglio esserti fedele. Die Konsequenzen sollen sein, wie sie sein. Le conseguenze possono essere quelle che sono. Und war Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag bei der Ausbildung. E quindi lui è andato a questo corso lunedì, martedì, mercoledì, giovedì, venerdì. Und ist am Freitag nach Hause gefahren. E al sabato è andato a casa. Die Woche darauf. Il sabato e la settimana dopo. Hat erfahren, dass am Sabbat die Ausbildung ausgefallen ist. Lui ha avuto la notizia che in realtà proprio quel sabato non c'è stato nessun corso. Die Heizung war ausgefallen. Die Heizung war ausgefallen. Poiché non c'era più i termosifoni non funzionavano. In Deutschland braucht man manchmal Heizung. In Germania c'è bisogno veramente dei termosifoni perché è molto freddo. Und wir dachten, was für ein Zufall. E quindi noi abbiamo pensato, ma guarda tu che coincidenza. Nein, das war kein Zufall. No, non è stata una coincidenza. Drei Wochen später. Tre settimane dopo. Er war von Montag bis Freitag dort. Lui anche è andato a questo corso da lunedì al venerdì. Und das ist eine wahre Geschichte, ich habe es selbst erlebt. E questa è una storia vera perché è suo papà, lui l'ha vissuto personalmente. Er ist am Freitag nach Hause gefahren. Lui è tornato a casa il sabato. Am Sabbat ist die Ausbildung ausgefallen. E di nuovo il sabato non si è fatto nessun corso. È stato disdetto il corso. Der Lehrer war krank. Perché? Perché l'insegnante era malato. Und für 9 Monate. E per 9 mesi. Ist jede dritte Woche. Ogni tre settimane. An jedem Sabbat. Ad ogni sabato. Die Ausbildung ausgefallen. Tutte le volte il corso non si è tenuto. Mal war der Raum verplant. Una volta perché c'era un problema di sala. Mal waren zu viele Leute krank. Qualche volta era perché c'erano troppe persone malate. Gott hatte jedes Mal sogar einen anderen Grund. Dio ogni volta ha trovato un motivo diverso. Beim letzten Mal. L'ultima volta. Ist es nicht ausgefallen? A lui gli è venuto in mente, ha visto? Aber es war kein Pflichtunterricht. Sì, lui praticamente non era una di sabato una es gab Konsultation. Sì, non doveva andarci per forza perché non era d'obbligo andare in questo ultimo incontro di sabato. Für die noch Fragen hatten. Ed era soltanto l'ultimo incontro per le persone che avevano domande, eccetera. Mein Vater konnte die ganze Ausbildung abschließen. E quindi lui è tornato a casa senza dover neanche osservare l'ultimo sabato. Ohne auch nur eine Stunde verpasst zu haben. E lui non ha mai neanche perso un'ora di tutto questo corso. Gott hat ihn reich gesegnet. Dio lo ha benedetto in maniera straordinaria. Weil diesen Satz wahrgenommen hat. Perché lui ha creduto veramente in questa frase. Man muss Gott mehr gehorchen als den Menschen. Bisogna obbedire a Dio anziché agli uomini, di più a Dio. Denn Jesus sagt. Perché Gesù dice. Ich bin der gute Hirte. Io sono il buon pastore. Es gibt da draußen viele Menschen, die sagen, ich bin der Hirte, ich bin der Hirte. Ci sono molte persone che dicono là fuori, io sono il pastore, io sono il pastore. Und manche von diesen Hirten nehmen sich sogar heraus, das Gesetz Gottes zu ändern. E molte di questi pastori si prendono anche il diritto di cambiare la legge di Dio. Ich bin heute nicht da, diese Menschen zu richten. Io non sono qui per giudicare queste persone oggi. Ich bin heute da zu sagen, es gibt einen wahren Hirten. Io sono qui oggi per dire c'è un pastore vero. Der bereit war, sein Leben zu geben für dich als das Schaf. Che è stato pronto a dare la sua vita per te che ti ha creato. Das machen die anderen Hirten nicht. Gli altri pastori non fanno. Die das Gesetz ändern. Quei pastori che hanno cambiato la legge. Und Jesus sagt heute zu dir. E Gesù dice oggi a te. Und zu dir, der du live zuschaust. E a te che stai guardando. Meine Schafe. Pecora. Hören meine Stimme. Le mie pecore ascoltano la Und mia voce. Kenne sie.
E io le conosco. Und sie folgen mir nach. Ed esse mi seguono. Sie nehmen meinen Sabbat an. Loro osservano il mio sabato. Hörst du heute Gottes Stimme? Ascolti tu oggi, la senti la voce di Dio? Dass Jesus zu dir spricht und sagt, che Dio ti sta dicendo, folge mir. Seguimi. Meine Frage heute ist ganz einfach. La domanda mia oggi è molto semplice. Es sind zwei Fragen. Sono in realtà due domande. Wollen Sie Jesus höher achten als Tradition, auch wenn die Traditionen schon 1000 Jahre alt sind? E tuo desiderio ritenere Gesù al di sopra delle tradizioni, anche se le tradizioni durano da migliaia di anni, da mille anni? Wollen Sie Jesus mehr gehorchen als den Menschen? Volete, vuoi tu obbedire Gesù ed essere fedele a Gesù più che agli uomini? Wollen Sie sagen, ja, ich finde den Sonntag toll und den Montag und den Dienstag? Volete dire sì, è vero, è molto bello sia lunedì che il martedì che il mercoledì? Sono alles wichtige Tage. Sono tutti giorni importanti. Aber es gibt einen Tag. Però c'è un giorno. Bei dem Gott gesagt hat. In cui Dio ha detto. Da bin ich besonders da. Questo è particolare perché io sono particolarmente. Manche Leute sagen. Alcune persone dicono. Ist doch egal welcher Tag. Importa quale giorno. Hauptsache man betet an einem Tag überhaupt an. L'importante è che ci sia un giorno in cui uno adora Dio. Wenn meine Frau länger zu, auf Reisen war. Se nel caso in cui è successo che sua moglie è andata a fare un viaggio per un po' di tempo, un lungo tempo. Und sie sagt, ich komme am Dienstag morgen am Flughafen an, hol mich ab. E se per caso, ok, mettiamo il caso che la moglie vada a fare un viaggio e poi dice io vengo il venerdì con l'aereo. Und ich dann sage, alles klar, Schatz. Io dico, ah, ok, mia cara. Ich hol dich Mittwoch ab morgen. Io ti vengo a prendere il mercoledì. Passt mir besser. Ok, per me io sono più libero mercoledì. Ist egal wann ich dich abhole. È uguale quando io vengo a prenderti. Hauptsache ich hol dich überhaupt ab. La cosa più importante è che io ti venga a prendere. Was wird wohl meine Frau denken? Che cosa penserebbe mia moglie? Sie wird denken, ich habe sie nicht wirklich lieb. Lui penserebbe, io veramente non la amo. Was denkt Gott, wenn wir sagen? Che cosa direbbe Dio se noi dicessimo? Ja, du hast gesagt, wir sollen am Sabbat mit dir Gemeinschaft haben. Sì, ti ho detto che noi dobbiamo avere comunione con te di sabato. Ma wir kommen einfach am Mittwoch. Però noi vogliamo venire di mercoledì. Oder am Montag. Oppure lunedì. Oder am Sonntag. O la domenica. Vielleicht denkt er dann auch. Forse pensiamo anche. Wir haben ihn nicht so lieb, wie wir sollten. Noi, forse lui penserà anche, noi non gli vogliamo bene, non vogliamo bene a Dio. Und Gott übersieht die Zeit der Unwissenheit. E Dio? Übersieht die Zeit der Unwissenheit. Also er achtet nicht darauf, wenn wir es vorher nicht gewusst haben. E lui, ci perdona se noi non lo sapevamo prima. Aber jetzt, wo wir es wissen, però adesso che lo sappiamo, können wir uns entscheiden. Ci possiamo decidere. Und sagen. E dire. Ich möchte den Sabbat halten. Io voglio osservare il sabato. Es ist ein ganz neues Erlebnis. È un'esperienza molto nuova, bella. Das schmeckt so ganz anders. E ha anche un altro sapore. Jetzt geht's mir richtig gut. Adesso lui si sente già meglio. Und ich freue mich jede Woche. E lui è contento ogni settimana. Auf den Sabbat. Perché gusta già, pregusta durante la settimana il sabato. Denn der Sabbat. Perché il sabato. Ist ein Vorgeschmack. È già, si può pregustare proprio al sabato. Auf den Himmel. Il cielo. Und deswegen. E per questo. Haben wir einen Vorschlag für Sie heute Abend? Abbiamo avuto oggi anche la possibilità di pregustare. Wollen Sie gemeinsam mit Jesus? Vogliamo rispettare e festeggiare il sabato con Gesù? Den Sabbat feiern. Con Gesù il sabato. E tu puoi incontrare
Wir wollen gemeinsam ein Gebet sprechen. Vogliamo ancora fare una preghiera insieme. Lieber Vater im Himmel. Caro Padre del Cielo. Wir möchten dir danken von ganzem Herzen. Noi ti vogliamo ringraziare di vero cuore. Für jede Entscheidung, die heute gefallen ist. Per ogni decisione che oggi è stata presa. Hab Dank für den Sabbattag. Io ti ringrazio per il sabato. Vielleicht ist momentan jemand hier unter uns. Forse qualcuno di noi adesso. Der innerlich kämpft. Sta lottando. Und sagt, was passiert, wenn ich diese Entscheidung fälle? E pensa, ma che cosa succederà se io prendo questa decisione? Für diese Menschen möchte ich ganz besonders bitten. Io proprio per queste persone voglio pregare in maniera particolare. Denn du bist ihnen besonders nahe. Perché tu sei vicino in maniera particolare proprio a loro. Du sagst ihnen, tu dici a loro, ich bin der gute Hirte. Io sono il buon pastore. Ich bin für dich gestorben. Io sono morto per te. Und wenn du mir vertraust, e se tu hai fiducia in me, und mir folgst, e mi segui, dann werde ich einen Weg finden. Allora io troverò per te una via. Und ich danke dir, Herr Jesus, io ti ringrazio, Signore Gesù, dass du dir Zeit nimmst für uns. Perché tu ti sei preso del tempo da passare con noi. Und wir möchten uns auch Zeit nehmen für dich. E noi vogliamo anche prenderci del tempo da passare con te. Hab Dank, dass wir jetzt schon etwas von diesem Sabbatsegen heute Abend erleben durften. Io ti ringrazio perché già questa serata possiamo gustare qualche cosa del sabato. Und wir möchten dich bitten, dass du uns morgen einen besonders gesegneten Sabbat schenkst. E io ti prego che domani mattina tu ci possa donare una particolare benedizione in questo sabato. Im Namen Jesu. Nel nome di Gesù. Amen. Amen. Amen.